Oggi andiamo un po' avanti e vediamo una delle leggi fondamentali, diciamo, dell'elettrostatica, che è la legge di Coulomb. Coulomb in realtà si chiamava Charles Augustin de Coulomb, è vissuto più o meno tra fine Settecento e inizi Ottocento, è morto nel 1806. Grazie. Nel 1806, dicevo. Perché è una legge fondamentale? Noi abbiamo già imparato a vedere, diciamo, a rilevare anche proprio con la costruzione dell'elettroscopio il fatto che esistano delle cariche elettriche, che queste cariche elettriche siano anche di segno opposto, quindi poi sono stati chiamati più e meno, sia chiaro, l'avrebbero potuti chiamare in qualunque altro modo, come per esempio è stato fatto per il campo magnetico, dove sono stati chiamati nord e sud. Comunque è il modo per dire che esistono due tipi di cariche. Abbiamo imparato anche ad osservare, insomma non l'abbiamo fatto, ma vi ricordate nell'esempio indicato due palline tipo da ping pong appese a dei fili, se caricati per esempio tutte e due con avvicinati con una bacchetta per esempio di plexiglass che si carica negativamente, vedremmo le palline divergere, quindi ognuna viene avvicinata dalla bacchetta. Oppure se caricata una con una bacchetta di vetro e una con una di plexiglass, vedremmo invece le palline avvicinarsi, quindi questo ci dice che esistono appunto polarità diverse, insomma segni diversi. Quindi con l'elettroscopio, dicevo, abbiamo già in maniera, noi l'abbiamo fatto solo in maniera qualitativa, cioè l'elettroscopio andava a indicarci che c'erano queste cariche. Però un elettroscopio fatto in una certa maniera può essere anche quantitativo, cioè se dietro a quelle foglioline, vi ricordate le foglioline di diciamo d'oro dovevano essere, mettiamo una scala graduata, beh, in base a come si aprono le foglioline possiamo anche quantificare la quantità di carica. Quindi abbiamo visto un po' questa interazione, quindi l'abbiamo rilevata, cioè a dire quando stanno cariche di segno opposto tendono ad avvicinarsi, quindi ad attrarsi, quando stanno cariche di segno dello stesso segno, quindi più e più e meno, tendono a respingersi. Adesso con la legge di Coulomb andiamo a fare che cosa? In qualche maniera, se si avvicinano o respingono, che cosa significa? Che c'è una qualche forza, no? Che li fa attrarre o respingere. Dicevo, con la legge di Coulomb andremo a quantificare quant'è questa forza, va bene? Chiaramente a dire quali sono le variabili in gioco, cioè da che cosa dipende questa forza. Sicuramente possiamo già immaginarci che dipende dalle cariche, no? Potete immaginare che se abbiamo cariche di una certa quantità ci sarà una certa forza, se aumentiamo per esempio il numero di cariche presente pure sui corpi, potete immaginare che quella forza aumenterà, insomma, un po' per fare già un'analogia di cose che avrete potuto vedere anche così nella pratica, pure da piccoli. Immaginate le calamite, no? Se ho in mano due calamite piccole, sì, le vedo attrarsi o respingersi. Se prendo due bei pezzi di calamita, quando li tengo, pure per esempio tendono ad attrarsi, oppure inverto una, diciamo, la giro e quindi si respingono, inizio pure sulle mani a sentire una qualche forza, sicuramente maggiore di quando ho calamite di pochissimi millimetri, diciamo così. Quindi già il fatto che anche qui le forze possono dipendere dalla quantità di carica è evidente, come vedremo tra un attimo, come la distanza pure sarà importante. Immaginate due calamite messe a 10 metri l'un l'altro, le vedete attrarsi? Insomma, è difficile. Se le mettete a pochi centimetri, sicuramente quell'effetto è amplificato. Così un po' per le cariche, cioè più le cariche saranno vicine e più vedremo scusate, che quell'effetto di attrazione o repulsione sarà maggiore, insomma. Quindi Coulomb ha in qualche maniera inquadrato diciamo cosa avviene. Iniziamo a dire che la legge di Coulomb
quindi la legge di Coulomb è di tipo empirica, che significa? Che significa una legge empirica? Che è tirata fuori dagli esperimenti. Questo sembra sovvertire, ragazzi, un po' il metodo scientifico. Vi ricordate? Osservazione, formulazione delle ipotesi, esperimenti per confermare e poi la tesi. Scriviamolo, ma almeno facciamo un ripasso proprio velocissimo di questa cosa. Osservazione, ipotesi, esperimenti, diciamo, e se tutto va bene, ovviamente, se no si torna alle ipotesi, tutto quanto. Cioè, questo significa empirico? No, questo è il richiamo del metodo scientifico. Empirico, ho detto, significa tirato fuori da un esperimento, da più esperimenti. C'è una formula che non è una formula che lo scienziato, il fisico in questo caso, come dire, ha intuito. Cosa accaduta nella storia? Osservazione, ipotesi, esperimenti e tesi. Va bene? Quindi questo è il metodo scientifico. Metodo scientifico. Dicevo, quindi, una legge empirica è una legge tirata fuori o, se volete, anche confermata chiaramente dopo, quindi nella fase, vedete, proprio gli esperimenti, dagli esperimenti. Ok? Quindi lo scienziato può anche in qualche maniera, quindi in alcuni casi, intuirla la formula e poi chiaramente confermarla tramite gli esperimenti. Qui invece in che senso è empirica? Che anche Coulomb, che cosa ha fatto? Ha iniziato a prendere due cariche, le ha poste a una certa distanza, poi inizia a dire: vediamo se è di mezzo la distanza che succede, vediamo se raddoppio la distanza che succede, oppure, fermo restando una carica, vediamo se raddoppio la quantità di carica di uno, della, insomma, tutte le combinazioni, per così dire. Una volta che tu vai a fare tutte un po' queste prove, quindi lì più che, vedete, l'esperimento confermare la formula, è l'esperimento per tirare fuori la formula, non vi pare? Quindi ecco perché dicevo, questa cosa sembra un po' sovvertire. Cioè, in poche parole, nella fase delle osservazioni, per capirci, non è solo osservare un fenomeno, cioè non è che Coulomb stava lì ad aspettare scontrarsi con due cariche elettriche e quindi osservarle. È chiaro che lui che ha costruito già nell'osservazione degli esperimenti, va bene? Che ha osservato, poi anche dopo tirata fuori la legge, ne ha fatti altri, quindi la terza fase, in cui a dire vediamo se è confermata la legge, no? Quindi con ulteriori esperimenti. Però in qualche maniera, quindi, già nell'osservazione sono stati confezionati degli esperimenti. Chiaro quello che... Quindi questo è un po' il senso delle leggi empiriche. E ribadisco, non tutte le leggi lo sono, eh? Cioè molte leggi hanno una conferma sperimentale, d'accordo? Cioè che tu ti metti e poi nella terza fase fai gli esperimenti che confermano quella legge. Però la legge non è venuta fuori da altri esperimenti, ma da una intuizione dello scienziato. Va bene? Quindi è una legge di tipo empirico. Che cosa dice? Io andrei nel foglio dopo, almeno abbiamo più spazio. Immaginiamo di avere delle cariche elettriche. Allora, mo uso un po', ragazzi, la stessa annotazione del libro, almeno vi ritrovate. E questo qua, meno Q piccolo. Abbiamo due cariche elettriche poste ad una certa distanza, che indico con R, va bene? Che hanno
Segno opposto. Ok. Che hanno segno opposto? Che abbiamo visto già, dicevo, sul quando hanno segno opposto? Che le cariche tendono ad attrarsi. Diciamo che ciascuna carica sarà soggetta ad una forza. Allora, questa la chiamiamo F da Q grande meno Q piccolo. Questa qui invece è F Q piccolo meno Q grande. Vedete, sempre come vettore, come può essere interpretata, ragazzi? Come a dire, la forza, per esempio, partiamo dalla prima, la forza che la carica Q grande esercita su Q piccolo, questo può essere un po' la lettura di quel simbolismo. Scriviamolo sotto, è la forza che la carica Q grande esercita su Q piccolo, va bene? L'altra, vedete, chiaramente non sta la stessa cosa, no? Che c'è Q piccolo meno Q grande, cioè è la forza che la carica Q piccolo esercita su Q grande, cioè ognuno subisce la forza dell'altro, in poche parole, chiaro? Che caratteristiche hanno questi vettori? I vettori F Q grande, quindi Q piccolo, ed F Q piccolo Q grande. Ragazzi, è importante il segno di vettore. Allora, hanno stesso modulo, che il valore, poi quello quantificheremo con la legge di Coulomb, stessa direzione, come il verso, ragazzi, opposti in verso, ma almeno appare alla fine, o verso opposto, scrivete un po'. Va bene? Vedete, stessa direzione. La direzione qual è? È la congiungente dei due poli. Cioè, se io ho le due cariche qui, immaginate che traccio idealmente la linea, quella è la direzione. Il verso è opposto, perché una va verso l'altra. Ma questo, vedete, anche fossero state tutte e due positive o tutte e due negative, il verso era opposto. Ci siete? Perché vedete, in altre, vabbè, ma non lo voglio, faccio qua. Se fossero state più e più, comunque, vedete, il verso sarebbe stato opposto. Se erano meno e meno, perché si respingono. Comunque il verso tra di loro è sempre opposto. Eh no, la direzione, la direzione, vi ricordate, la retta lungo cui avviene. La direzione è quella, cioè la direzione è questa retta qui. Va bene, vedete qua, non cambia quello, cioè uno verso l'altro e la... Invece il verso è o esterni, quindi che si respingono, o che si attraggono, ma sempre opposti sono, perché uno va da una parte e uno dall'altra. Va bene? Quindi... Queste è come sono fatte, almeno li abbiamo descritti anche vettorialmente. Mo Coulomb che cosa ha fatto? Ha quantificato quel modulo, va bene? Facciamo così. Il modulo, mo non riscrivo, ragazzi, F Q grande trattino Q piccolo l'altro, scrivo solo F per indicare tutte e due, perché abbiamo detto che hanno stesso modulo, chiaro? Che cosa ha detto? Che questa è data da K per Q grande per Q piccolo fratto R al quadrato. Come accennavo prima, era la distanza, mo qua è venuta, aspettate, mo la rifaccio qui. La rifaccio qua perché è venuta sovrastata, vedete? Allora cancelliamola qua, almeno ci siete? La distanza tra le due cariche. Notate che nella formula, che cosa vedo nella legge?
la forza è direttamente proporzionale a che cosa? Allora c'è una costante che poi andremo a vedere quanto vale, ma è direttamente proporzionale al prodotto delle cariche, vedete, Q grande per Q piccolo, ed inversamente proporzionale a che cosa? Al quadrato della distanza. Pure questo scriviamolo, almeno ve lo ritrovate pure sul quaderno. Quindi la F è direttamente proporzionale al prodotto delle cariche ed inversamente proporzionale al quadrato della distanza tra le due cariche. Va bene? Vi ricordo anche matematicamente, ciò che sta al numeratore è direttamente proporzionale, chiaramente se c'è un prodotto, perché se io ho x uguale a più b non è una diretta proporzione, ma se ho x uguale a per b sì. Ciò che invece sta a denominatore, vedete, ecco perché quell'era fratto era quadrato, diventa inversamente proporzionale. Che significa inversamente? Che immaginate, se uno raddoppia l'altro si dimezza, se uno triplica l'altro diventa diviso 3, chiaro, quello significa. Invece è direttamente proporzionale, se uno raddoppia raddoppia l'altro, se uno triplica triplica l'altro. Qui ragazzi è inversamente proporzionale al quadrato della distanza. Cioè, se la distanza per esempio dimezza, la forza diventa 4 volte maggiore, perché è il suo quadrato, va bene? O se la distanza raddoppia... Ci puoi scrivere la definizione delle cose? Eh sì, mo, ragazzi, so, Q grande e Q piccolo le cariche, vedete il disegno. R è la distanza, l'unica cosa che manca ancora, mo, devo dire il K, cioè quando è quella costante. Però già dal disegno, vedete, il disegno accompagna la formula, perché uno già qui, anche se dimentica, dice, ah, ecco, Q piccolo è una carica, ma io l'ho presa negativa e positiva, ma potevano essere pure scambiate, non è, su alcuni testi, per esempio, potreste trovare pure Q1 e Q2, insomma, non è quella la cosa essenziale. Quindi Q piccolo e Q grande, dicevo, sono le cariche. R, come qua nel disegno, vedete, è la distanza tra le due cariche. Quindi l'unica cosa che dobbiamo ancora definire effettivamente è quanto vale quel K. Riscriviamo tutta la formula, almeno, come, vabbè, voi non c'è bisogno, continuate a scrivere, io la riscrivo per non girare pagina. Allora, quel K può essere individuato con questo valore. Vabbè, R... 1 fratto 4 pi greco epsilon con 0. Allora, pi greco è 3,14, quindi 1 fratto 4 per 3,14 per epsilon 0, dove epsilon 0 si chiama costante dielettrica nel vuoto e vale... E vale, non è a 100. Dove sta? 8,854 per 10 alla meno 12, unità di misura, coulomb quadro fratto newton per metro quadro. Va bene? Quindi, allora, non pensiate che è importante ricordarsi sto numero, l'ho recitato, sta pure sul libro, non è quella la cosa. Voi dovete ricordare solo una cosa di questa formula, e cioè la parte che ho scritto prima, ragazzi. Scusate, torno un attimo indietro. Questa che ho scritto qua in rosso, questa dovete ricordare. E cioè, come a dire,
Che dice la formula? Mo torniamo, fatemi dire la cosa, ripeto, importante, che è quella che dovete focalizzare. Coulomb dice sostanzialmente una cosa: tu se hai due cariche, Q grande e Q piccola, ma pure i segni, insomma, fa solo cambiare il verso delle forze, poste in vicinanza, no? Perché se li metto a un chilometro tra di loro, la forza è praticamente zero. Li pongo in vicinanza, queste si attraggono o si respingono con una forza che è direttamente proporzionale a che cosa? Al prodotto delle cariche, ed inversamente proporzionale alla loro distanza. Che significa inversamente proporzionale? Lo dicevo prima. Più le cariche si allontanano, perché vedete, se il denominatore aumenta, no? Perché le cariche, la forza che fa? Diminuisce. Invece più le cariche si avvicinano, più la forza aumenta, anzi non solo aumenta, come abbiamo scritto, aumenta con il quadrato delle distanze. Cioè se tu dimezzi la distanza, le cariche stavano a un metro, li metto a 50 centimetri, la forza è diventata non il doppio, ma quattro volte tanto, il quadruplo. Va bene? Quindi se le metto ancora più vicine, quindi ottengo una forza sempre maggiore. Ripeto, per avere un'idea, immaginatevi sempre, faccio questa analogia con le calamite, no? Le calamite più le avvicino, se le tengo ognuno in una mano, più sento che vorrebbero attrarsi o respingersi, più stanno lontane, più mi sembra, cioè un'interazione c'è anche quando stanno lontane, però la forza è talmente bassa, talmente piccola, che praticamente l'effetto è praticamente nullo. Più invece tu li avvicini, quelle calamite, e quindi nell'analogia che sto facendo, ma per noi qui nelle cariche, più l'effetto di quella forza sarà amplificato. Va bene? Quindi non vi fate, ragazzi, spaventare da una costante. Noi diciamo che il prodotto delle cariche, quindi c'è la diretta proporzionalità, l'inversa proporzionalità con il quadrato della distanza, per una costante che, se uno se la ricorda tanto meglio, ma non è certo quella la parte essenziale della formula, chiaro? Ecco perché di ogni cosa cercate di inquadrare la sostanza della cosa, poi la formula, uno la può, la formula, dicevo, una costante come quella può impararla, non impararla, a me non interessa più di tanto, va bene? Neanche io la ricordo a memoria, se devo essere sincero. Va bene. Un attimo, volevo fare...